Luca Malisan, sono un fumettista di formazione e mi sono avvicinato al 3D dopo aver cominciato a fare fumetti. Spesso i fumetti, bene o male, li abbiamo letti tutti, ma spesso li abbiamo letti da bambino, quando non si sa neanche come le cose vengono fatte. E quindi ogni volta io spiego anche un pochettino come si fanno, perché spesso è qualcosa che non è noto, ma soprattutto che mi è utile a farvi capire come mai un fumettista che tradizionalmente usa materiali come la carta, la penna, l'inchiostro, può trovarsi a diventare nel frattempo un 3D artist e altre cose. Quello che faccio io adesso è molto di più che far solo fumetti. Ho cominciato così e adesso, nel momento in cui ho imparato a utilizzare Blender e ho anche cominciato a insegnarlo e a approfondire tanti altri aspetti, diciamo che da fumettista e basta adesso sono un 3D artist che si occupa di molte altre cose. Perché una delle cose belle di Blender è in questo suo essere un programma che fa tante cose, stimola qualcuno che ci arriva per un certo motivo a muoversi anche verso altre direzioni, perché se si utilizza un software che è capace di fare una cosa sola va benissimo, però poi non dà la curiosità di fare altro, quindi magari qualcuno si avvicina a Blender perché gli piace la scultura e si ritrova a voler animare un personaggio. Per animarlo deve imparare il rigging, quando ha imparato il rigging fa un'altra cosa per la quale ha scoperto che il rigging è utile, quindi è uno dei fattori di Blender che io trovo molto interessanti, il stimolare gli utenti a fare molte cose. E comunque anche i fumetti, in realtà io vi parlerò dei fumetti che faccio io, fumetti ce n'è tantissimi, quindi non è che perché io vi dico che li faccio in un certo modo tutti i fumettisti li fanno allo stesso modo, anzi quello che faccio io è fare il disegno realistico. Il fumetto col disegno realistico è, se volete, ha un disegno molto meno spontaneo. A me quello che mi serve è anche spesso replicare la realtà. È ovvio che qualcuno che magari fa Snoopy o fa appunto Paperino, Topolino, ha esigenze completamente diverse, quindi ovviamente io parlo di quello che faccio. E la maggior parte, questa foto che vedete è un pezzo della libreria di casa mia, sono tutti i fumetti che ho fatto io e sono grandi così e sono quelli francesi. Poi lavoro anche in Italia per la Bonelli, che è quella che fa Tex, Dylan Dog, e invece in Italia il fumetto tipicamente è un più piccolino ed è in bianco e nero. Qui sono a confronto due pagine, ho cercato di metterle in proporzione, quindi quello che vedete a destra è un fumetto Bonelli, in particolare Dragonero, la serie su cui lavoro io, e quello a sinistra è un fumetto francese, dove appunto intanto il livello di realismo richiesto spesso è più alto. Sono storie, in questo caso per dire, la tavola che vedete è tratta da un poliziesco che è scritto da un ex poliziotto in pensione e quindi parla delle cose che sono capitate a lui, per cui mi ritrovo a dover proprio disegnare luoghi che esistono davvero, che esistevano davvero 20 anni fa, e quindi con un livello di realismo molto alto. Mentre invece appunto nel fumetto italiano, dipende un pochino dalla serie su cui ci si trova, ma in particolare quella dove lavoro, che è Dragonero, è una serie fantasy stile Signore degli Anelli, quindi altro che realismo, insomma. Però potete, vi avevo messo qua a confronto giusto anche per vedere un po' la differenza, che a sinistra ci sono 9 vignette, le vignette sono i singoli riquadri, a destra invece ce ne sono 4, di questi sono a colori, quelli sono in bianco e nero, quindi già solo la stessa persona per due editori diversi deve comportarsi in maniera molto diversa. Alla fin fine però quello che mi viene chiesto è di fare delle pagine di fumetto. Le pagine di fumetto sono dei file di immagine, molto semplicemente, come fossero fotografie. Quello che io devo consegnare al mio editore è un file di immagine. A volte le parole potrebbero essere in vettoriale sotto forma di testo, ma molte volte sono anche quelle delle immagini, semplicemente perché magari le parole sono scritte a mano o cose del genere. Quindi quando voi prendete in mano un fumetto e lo vedete, quelli sono file. Anche chi lavora a mano
chi lavora in chiostro su carta, comunque alla fine li scansiona e li consegna all'editore sotto forma di file. Quindi al giorno d'oggi il fumetto è comunque digitale, anche se non lo fosse. Gli autori più tradizionali, che proprio non sanno neanche usare un computer, devono comunque chiamare qualcuno a scansionargli le tavole. Io sono sempre stato un entusiasta della tecnologia, ho studiato ingegneria informatica, quindi sì, ho seguito un percorso completamente diverso, però quello stimolo di provare a fare le cose in digitale l'ho sempre avuto e quindi fin da subito ho introdotto il digitale in quello che facevo. Il primo posto dove è stato possibile farlo per me è stato il colore. Il mio ingresso nel mondo del fumetto è stato facendo il colorista. E cerco di farvi vedere come nasce una pagina, appunto per capire anche quali sono i mestieri che ci sono dietro un fumetto. Perché è vero che un fumetto non si può fare tutto da soli, ma ci sono degli step che possono anche portare a professionalità diverse e persone diverse. La prima cosa che si fa è scrivere quello che c'è da scrivere. Quindi questo per esempio è la sceneggiatura della pagina a fianco. È in francese perché l'editore è francese. Potete vedere che in sceneggiatura ci sono già scritti tutti i testi che verranno pronunciati. Questo è uno screenshot da Word, quindi per quello che vedete le sottolineature. Quindi i testi sono già scritti fin da subito. Quindi una delle cose che deve fare il disegnatore è trovargli posto all'interno della pagina. Quel lavoro lì viene fatto da uno scrittore, che in questo caso non sono io, quindi è un'altra persona che scrive. Quando il fumetto è scritto, arriva nelle mie mani in quella forma e io faccio prima magari anche proprio dei piccoli schizzi vicino alla pagina di Word, con lo strumento di Word per disegnare proprio. E il secondo lavoro, qui è un po' bruciato, il grigio chiaro è un po' bruciato dallo schermo, però il primo lavoro da fare è questo, suddividere la pagina nei riquadri e vedete metterci già i testi perché guidano la narrazione e disegnare quindi molto velocemente lo storyboard. Non è la parola giusta storyboard, però è quella che uso qui perché in questa sala sicuramente sapete cos'è uno storyboard. In animazione si chiama così, nel fumetto lo chiamiamo storyboard, ma è un po' sbagliato perché come vedete le vignette hanno forme diverse e uno storyboard di animazione ha anche delle informazioni come frecce, cose del genere che indicano i movimenti di camera. Qui invece siamo dalle parti di una versione molto semplice della pagina. E questa cosa qua viene fatta, cioè io la faccio a matita, diciamo matita digitale su un software di disegno. Poi il lavoro successivo è quello di rifinire il disegno. Qui per me il fumetto è anche già finito, diciamo. Il fumetto vero e proprio è questo. Cioè, quando questo funziona, è leggibile, è carino, il grosso del lavoro è fatto, si tratta solo di rifinirlo. Il lavoro di disegno, di fare il bel disegno, è successivo ed è tanto ben fatto quanto è studiato bene il passo precedente. Dopodiché, se il fumetto è a colori, come in questo caso, la pagina in bianco e nero viene colorata e anche qui può essere che ci sia un'altra persona. Quindi vedete, alla fin fine, qui ho individuato queste quattro figure che spesso sono quattro professionisti diversi. Uno scrittore, un disegnatore, un inchiostratore e un colorista. Molte volte si riuniscono in una stessa persona, disegnatore, inchiostratore, oppure appunto disegnatore, inchiostratore, colorista. A volte appunto invece, spesso nel fumetto francese come lavoro io, siamo in tre, quindi uno scrive, io disegno e inchiostro e poi c'è qualcun altro che colora. In qualche caso mi faccio aiutare da un inchiostratore, quindi ecco appunto, anche che essendo diviso in passi possiamo dividerci il lavoro in maniera che non blocchiamo l'intera pagina fino alla fine e riusciamo a portare avanti il libro più alla svelta. Blender viene utile in queste ultime fasi, non è molto utile allo scrittore, però in tutte queste tre fasi io ho trovato un ruolo per questo software. Per capire bene in che senso, volevo appunto farvi vedere quali sono le necessità, perdonatemi, industriali del fumetto, perché il fumetto è un prodotto artistico, però è un prodotto inserito all'interno di una industria ben precisa che ha delle regole e quindi
non, la libertà ha anche molti paletti, la libertà artistica. Una cosa che capita spesso nel fumetto è dover disegnare lo stesso posto molte volte. Questa è un'intera pagina che è ambientata tutta in un'unica stanza, e questa stanza deve essere coerente con se stessa, e magari 10, 20, 30 pagine dopo, l'albo del prossimo anno, tornano in questa stanza i personaggi, e la stanza potrà essere diversa, ma in genere dovrà essere la stessa. L'altra cosa è che, appunto, nella stessa stanza le cose devono stare nello stesso posto. Qui è anche, io qua ho cerchiato, per esempio, per far vedere che sono le spine della birra, appunto, sono la radio, gli oggetti sul muro si riproducono nelle varie vignette. In questo il 3D mi aiuta a tenerlo nello stesso posto, però bisogna anche tener conto che rimane un lavoro artistico. Io a volte, e tutti i disegnatori lo fanno, sposto un pochino le cose, perché se in quel momento il poster cade sulla linea del naso del personaggio, non sta bene, lo sposto un pochino perché stia meglio. Quindi ecco che il 3D perfetto non è molto, cioè bisogna comunque passarci sopra mano dopo per risolvere questi problemi. Non potrei usare, se avessimo una telecamera in cui la telecamera si muove, molte cose diventano leggibili per via del movimento. Qua è tutto fermo e quindi io non posso avere, appunto, un personaggio con un naso che capita esattamente sulla linea di qualcosa che c'è dietro. Una cosa difficile da disegnare sono le prospettive a tre punti. Qua ci sono due vignette, una prospettiva a tre punti significa che le linee convergono in questa vignetta anche verso il basso, in questa qui che è inquadrata dal basso convergono anche verso l'alto. Fare a mano qualcosa del genere con le squadrette richiederebbe un punto di fuga che si trova a un paio di metri sopra il foglio, facendolo a mano sarebbe una complessità che quando si lavorava a mano non si faceva. Semplicemente si rinunciava alla prospettiva a tre punti. E questa è una pagina diversa, però l'ho messa semplicemente perché c'è questo lampadario. Questo non è lavoro mio, è lavoro della colorista, però il lampadario si trova in un certo posto nella stanza e la colorista ha dovuto ogni volta chiedersi dove sta la luce rispetto ai personaggi e illuminare la scena in maniera coerente rispetto alla posizione del lampadario. Anche questa è una cosa che fa parte di una serie di caratteristiche del mezzo fumetto dove il 3D può venirmi in aiuto. E questo è invece proprio una cosa particolare che esiste solo nel fumetto. Il fumetto ha i balloon. I balloon sono i momenti in cui i personaggi parlano. Noi leggiamo da sinistra a destra e dall'alto in basso. I balloon devono essere messi nel modo giusto, in maniera tale che il lettore li legga nel modo giusto. E ovviamente ciò significa che non posso per incrociare i personaggi in maniera diversa da come sono messi i balloon. Quando in questa scena qui ho due balloon A e B che vanno letti uno prima e uno dopo, ecco, A e B i personaggi devono essere uno prima e uno dopo, perché incrociare le pipe, si chiamano pipe le punte, è molto fastidioso. E potete notare anche però in questa pagina che ho tirato quella riga azzurra per far vedere come le prime quattro vignette vedano sempre il personaggio maschile a sinistra, A, e quello femminile a destra, B, su tutte e quattro le vignette. E poi a un certo punto c'è il cambio con la quinta vignetta e abbiamo lui a destra, lei a sinistra, ma ecco di nuovo coerenti fino in fondo. Sembra niente, ma questa cosa qua è una delle fatiche più grosse quando si disegna una tavola a fumetti. Dover mettere, rispettare i testi che sono già scritti e magari qualcuno parla prima, qualcuno parla dopo e bisogna in qualche modo lo stesso rispettare la posizione dei personaggi, perché se io su ogni vignetta li porto di qua e di là, è un principio anche nel cinema, no? Di non attraversare la linea della telecamera, rendo difficile la lettura. Quindi capite anche perché dico che il fumetto per me quando funziona sul layout è tutto a posto, perché sono tutte queste cosette che sono da sistemare prima. Quando avevo solo la carta per farlo significava tanti schizzi, tante prove. Poter avere una scena tridimensionale sulla quale muovermi come un regista vero che ha a disposizione degli attori cambia molto questa situazione. E poi, sì, come ho detto, è un'industria e quindi si tratta di produrre. E una pagina di fumetto francese, un libro francese ha dalle 40 alle 60 pagine. Un libro italiano come Tex ha 94 pagine, sono tante da disegnare,
In genere appunto ci sono un certo numero di vignette nei fumetti francesi, attorno a una decina, nei fumetti italiani 5, però fate subito i conti, per disegnare Tex 5 tavole per 100 pagine ci sono 500 disegni da fare nell'arco di una decina di mesi. Comunque diciamo che una pagina per essere produttivi va portata a casa in una giornata, tutto compreso, disegni, il che vuol dire che si ha a disposizione, come dico qua, un paio d'ore per fare un... dipende dalla vignetta, quella col primo piano che via più la svelta, però purtroppo non è un medium dove possiamo prenderci il tempo di fare le cose pulitissime, almeno io, per i clienti che ho io. Poi c'è qualche fumettista fortunato al quale magari l'editore gli dà prenditi tutta la vita e fai quello che vuoi, però non è quello che capita a me, insomma. E normalmente i tempi sono questi, quindi il 3D diciamo ha molta utilità, però deve anche inserirsi all'interno di questo contesto. Quindi o mi riduce i tempi, quindi mi velocizza, o riesce a farmi lavorare meglio. La prospettiva a tre punti che avrei dovuto rinunciare a farla me la fa fare, però non deve neanche farmi diventare troppo lenta la produzione, diciamo. Oppure un'altra cosa molto utile che può fare, ho scritto migliora il coordinamento tra diversi autori, ma è una cosa anche quella che il 3D può fare, perché se io disegno un certo palazzo in 3D invece che in 2D, posso passarlo a un mio collega che è libero di interpretarlo da un'altra angolazione, anche se magari non usa Blender, di 3D non ne sa niente, perché mi dice mi fai una foto dall'altro lato, gli faccio un render dall'altro lato. Quindi anche quello è qualcosa nella quale il 3D viene utile. Capite quindi che per questo tipo di esigenze la prima cosa spontanea che viene da fare è prepararsi in 3D gli ambienti dove i personaggi devono vivere le loro avventure. Ovviamente ha senso solo quando cominciano a esserci un po' di vignette, cioè o la vignetta è difficile, no? Prospettiva a tre punti, eccetera, allora faccio una scena 3D anche solo per una vignetta, oppure ci devono fare tante vignette e faccio la scena 3D, la preparo in Blender e chiaramente lo scopo è cercare di starci il meno possibile. Quindi alcune delle tecniche che vi mostro sono delle tecniche che, perdonatemi se a volte sembrano un po' truffaldine magari, però alla fin fine, come si diceva, dobbiamo cercare di riprodurre la realtà, dobbiamo cercare di farlo alla svelta, e comunque quello che succede è che poi noi ricalchiamo e ridisegniamo tutto quanto. Quindi, per esempio, si fa uso di modelli già pronti, quando possibile. E qui potete vedere come ho utilizzato questo modello 3D su questa vignetta, su questa tavola. L'ho utilizzato così come stava, come era nel viewport, workbench, il motore di rendering. Ho fatto degli screenshot, li ho messi lì e, come vedete, tra l'altro non è che ci sia tutto. C'è un'indicazione di quello che dovrebbe esserci, la radio per esempio non l'ho fatta in 3D, l'ho messa a mano, le spine della birra non hanno la parte sopra col marchio. Qui addirittura nel programma successivo ho col lazzo, ho selezionato la sedia e l'ho spostata perché mi dava fastidio e nessuno se ne accorge, la prospettiva torna lo stesso con un minimo di abilità, perché poi anche qui vedete la sedia non, l'ho spostata. Perché alla fine anche nel programma 2D poi ho la possibilità di impostare le linee prospettiche e di inchiostrare in prospettiva. Quindi quello che succede al modello 3D è che fa da base e diventa in pratica una matita, fa lo stesso ruolo della costruzione a matita e mi sento libero quando inchiostro di inchiostrare quello che voglio, quindi di mettere tutti quei dettagli, riflessi, cose sporcizia, si fanno a mano, con la penna. Lo strumento che uso è una Cintiq 24 Pro, che è uno schermo da 24 pollici, quindi bello grande, con una penna sensibile alla pressione, ci si può disegnare sopra. Il software principale che uso è Clip Studio Paint, che uso in 2D, che semplicemente è pensato per il fumetto, quindi ha tutti gli strumenti per fare i balloon, per disegnare le griglie, anche appunto le righe prospettiche, un po' meglio di Photoshop. Una volta utilizzavo Photoshop, però Clip Studio Paint lo ha sostituito pressoché tutti i fumettisti, insomma. E quindi si usano asset già pronti quanto possibile, adesso finalmente è arrivato all'asset browser, ma io ho sempre utilizzato un add-on che si chiamava Asset Manager,
che mi serviva proprio a quello, perché preparato, mi tengo tutte le mie librerie, fumetto per fumetto, sedie, tavoli, castelli, tutto quanto, in maniera da poter riciclare le cose, perché alla fin fine capite che per me un divano è sufficiente che sia un divano, io non lo farò uguale, lo metto lì, a volte metto semplicemente un cubo o una forma proprio che mi dia solo la prospettiva. Un'altra cosa che si deve fare spesso è avere a che fare con delle fotografie di riferimento. È bello quando si è già pronta la fotografia. Il problema delle fotografie è che spesso non hanno l'inquadratura che vogliamo noi. Abbiamo visto prima che l'inquadratura è molto importante, anche perché l'inquadratura veicola informazioni sulle sensazioni che voglio dare, inquadrare qualcosa dall'alto, dal basso, cambia tanto quello che sto comunicando. E quindi non è che mi posso accontentare di aver trovato una foto. E Blender in questo è utilissimo, perché a partire da... Questo è il meccanico vicino a casa mia, sono andato da lui a chiedergli se potevo fare due foto. Ovviamente io avevo la mia macchina fotografica, ho fatto una foto dal meccanico. E grazie a FSpy, questa fotografia, ho potuto, diciamo, ricalcarla. Ho creato alcuni degli oggetti in 3D, questi qui, in maniera semplice, quindi un cilindro, una scatola, e in questo modo con FSpy e con Blender ho potuto costruire questa scena che vedete qui a fianco, molto semplice. Il furgone arriva da un'altra parte, tra l'altro potete notare anche che il furgone all'interno non è fatto per niente bene, gli ho aperto le porte così come non era un modello fatto per essere aperto, l'ho aperto, e poi il disegno, come vedete qui, è tutta un'altra cosa e si mette tutti quei dettagli che nel modello non ci sono, insomma. Però ecco, FSpy per esempio è uno strumento che mi risparmia molto tempo. Prendo la fotografia, alla fin fine, anche se questi sono solo dei cubi, nel momento in cui ho la texture della fotografia sopra, sono comunque un ottimo riferimento anche da un'inquadratura completamente diversa. Questo è un altro esempio nel quale la fotografia, che è quella lì sopra, di uno stabilimento di produzione di microchip, mi ha permesso di creare questa situazione in FSpy e con un po' di modellazione in Blender. Questi sono asset che con la texture sopra ho poi utilizzato in una scena molto più grande e ho potuto realizzare quindi diciamo un'estensione, in questo caso sempre di nuovo anche eventualmente integrandola con altre cose, ma il modello 3D lo vedete qui, è fatto da quegli asset che ho usato e semplicemente qua in fondo questa texture con le righine l'ho usata apposta semplicemente per poter avere la prospettiva. Qui non la vedete, diciamo, in sovrapposizione sulla pagina, però avere semplicemente delle righine mi aiuta a vedere meglio la prospettiva, e il risultato quindi in questo caso è stato, lo sforzo nel 3D è stato fatto per una sola vignetta, però è una vignetta particolarmente importante di impatto. Immaginate tutta la pagina riempita solo con questa cosa, in cui i nostri personaggi che parlano sono qua in fondo piccolissimi, veicola quest'idea di enormità, diciamo, dell'impianto e di questa fabbrica, che nella foto originale non c'era per niente, era una foto semplice. E un altro modo è rubare gli asset da Google Maps. Di nuovo, mi dispiace di parlare se questi fossero modelli 3D che devo consegnare a qualcuno, non lo farei mai una cosa del genere, ma in quello che faccio io si tratta di andare a rappresentare la realtà anche modificandola, e quindi diciamo non è per giustificare il furto, ma è per dire che sono tutte tecniche che mi permettono di partire da cose che esistono e riuscire a modificarle artisticamente per piegarle a quello che serve a me. Se io vado su Google Maps trovo sempre inquadrature da 2,5 metri di altezza, che è l'altezza della macchina fotografica che mettono sulle automobili di Google. È possibile tramite Render Dock riuscire a grabbare alcune parti di quello che arriva, di quello che vediamo, e costruirla in altro modo. Questi palazzi non sono così
ce n'era uno solo di questi condomini, gli altri li ho replicati e posizionati io, e in alcuni casi questo è il posto dove abita il mio protagonista, mi interessava che fosse un posto che desse l'idea di un formicaio, un po' di una... in Francia molte città hanno delle periferie che hanno un che veramente di sovietico dal punto di vista dell'architettura, costruite negli anni 70-80, volevo veicolare questa sensazione anche brutta, diciamo, e quindi ho utilizzato, modellare a mano tutti questi palazzi non avrebbe aggiunto niente alla pagina il fatto di averli fatti io, e quindi erano su Google Maps, li ho utilizzati e tra l'altro li ho integrati con altre cose ottenute con i metodi precedenti, quindi il tutto diventa un castello, una cosa sopra l'altra. Un'altra cosa che a quel punto si potrebbe fare è disegnare direttamente con Grease Pencil gli storyboard, quelli che abbiamo visto all'inizio. Qui vedete un esempio nel quale la casa, che è con un 3D molto semplificato, diventa il set, e poi le varie vignette, diciamo, le ho fatte con Grease Pencil. Però l'ho fatto in questo caso perché si trattava di un'animazione e quindi di uno storyboard per animazione. Nel fumetto trovo che questo metodo non sia così utile, perché come avete visto le inquadrature sono tutte con proporzioni delle vignette molto diverse. Per di più non è che succede di avere 30 inquadrature di seguito tutte nello stesso posto, quindi mentre per uno storyboard di animazione è molto utile questo è fatto tutto in Blender, quindi anche le vignette che vedete là non c'è stato nessun programma 2D che è arrivato dopo, è semplicemente i personaggi sono disegnati con Grease Pencil e in ogni fotogramma c'è una posizione diversa della telecamera e un disegno diverso dei personaggi, e quindi questo è un modo per fare degli storyboard utile per l'animazione. Nel fumetto appunto potrebbe essere utile se avessi un fumetto in cui non devo cambiare la proporzione ogni volta la telecamera, e quindi diciamo che capita di meno, diventerebbe troppo macchinoso fare un fumetto tutto così. Arrivando alla parte di inchiostrazione, perché abbiamo visto tutte le cose che ho fatto prima sono utili per la regia, quindi per il layout, per il disegno, per riuscire ad aiutarsi nell'inchiostrazione ci sono tutte le possibilità di rendering NDR, come si dice, insomma di non fotorealistico. C'è il nuovo modifier Line Art per Grease Pencil, si può cercare di ottenere qualcosa in scena che non richieda di essere ridisegnato. Questo è un esempio in cui parte di quella vignetta in realtà è direttamente uscita da Blender, però comunque è richiesto una certa quantità di lavoro manuale, perché appunto è un problema, come ho detto lì, è un problema mio stilistico. Se avessi un altro stile di disegno forse Blender potrebbe già darmi delle vignette pronte. È una questione solo del fatto che questo fumetto francese, così con le linee, richiede comunque un lavoro manuale che va fatto a mano, insomma. E una tecnica che ho usato sui fumetti italiani, che è appunto una via di mezzo per ottenere da Blender qualcosa di usabile direttamente, è questa, cioè cercare di fare un render già, diciamo, con l'illuminazione pulito, diciamo che potrebbe già essere una vignetta, e dopo attraverso nel programma 2D impostare delle maschere con una soglia a livelli diversi. Quindi con diversi livelli di soglia posso avere una certa versione in bianco e nero di questa immagine oppure un'altra versione. Utilizzando questo come maschera e andando a tratteggiare all'interno di questa maschera, che quindi mi impedisce di uscire perché appunto utilizzo la maschera, posso riuscire a ottenere delle immagini in bianco e nero, soprattutto appunto in questo caso per Bonelli, quindi dove non c'è la linea o comunque è ridotta in alcune zone ma ci sono molte macchie nere. Questo è qualcosa che è abbastanza simile a quello che potrei ottenere in Blender. Potrei mettermi col compositor e con le texture a fare la stessa cosa all'interno di Blender? Sì, se ne avessi motivo. Se volessi fare un'animazione con quello stile, probabilmente mi ci metterei. Siccome ho una vignetta sola, mi è più facile spostarmi nel programma 2D e dipingerci sopra. Quindi
come vedete è sempre un pochino da capire dove mi spingo. I personaggi sono forse la cosa per la quale uso meno Blender. Perché? Perché i personaggi in realtà sono poco realistici, quelli di qualsiasi manichino rigabile. A meno che... Quando io muovo le dita della mano, i muscoli del braccio cambiano. Non c'è un rig che fa questo, o comunque magari c'è una simulazione, però a quel punto è un dispendio. Quando io alzo un braccio con la mano in questa posizione, a un certo punto la mia spalla, l'omero, non può andare oltre. Se giro il pollice verso l'alto, l'omero può andare oltre. Tutte queste cose su un rig. Cioè, alla fine, nel 3D, noi righiamo e muoviamo i personaggi sapendo già certe cose e accettando un certo livello di semplificazione. Quando si lavora a mano, tante volte risultano troppo rigidi, insomma, questi personaggi che escono da dei modelli rigati. Senza contare che ci si mette una vita a preparare un personaggio rigato, e quindi sì, un fumetto pieno di gente non ha senso. Allora, utilizzo a volte Daz Studio semplicemente perché ha un metodo a sbarrette con la quale alzo e abbasso quanto uno è cicciotto. C'è anche un add-on per Blender che fa qualcosa del genere, ma è semplicemente l'abitudine mia di utilizzare Daz Studio e quindi siccome poi porto dentro al programma 2D un misto, in questo caso per esempio il fusione non l'ho neppure fatto in 3D perché era una prospettiva semplice e l'ho risolto nel programma di disegno. Però ecco, questo è il massimo a cui arrivo con i personaggi, perché davvero lo sforzo, guardate anche le pieghe, se dovessi riprodurre le pieghe in maniera realistica e poi ogni volta si muove in maniera diversa, non ne usciamo, quindi è più facile farlo a mano dopo. Una cosa che invece è utile avere in 3D sono le scansioni 3D. In questo caso non finiscono sulla pagina, però un disegnatore, un fumettista ha bisogno di reference proprio per scoprire queste cose. Cosa fa il muscolo dell'avambraccio quando muovo il mignolo? E questo non lo cerco su un modello 3D rigato, ma lo cerco su un attore. Esistono online moltissime scansioni 3D acquistabili di persone vere in certe pose, nelle quali posso scoprire davvero le pieghe che fanno che fa la pelle nel collo, che fa appunto qua sotto il seno, quali vene escono, in che modo si tirano i muscoli, tutte cose che non trovo in un rig ma trovo in una scansione 3D. E quindi, per esempio, un uso che faccio è questo, utilizzare o l'add-on Physical Atmosphere, che permette di avere un cielo molto procedurale, molto facile da usare, muovo il sole, cambio notte, giorno, oppure appunto degli HDRI, semplicemente per studio, come avrei un modellino sul tavolo e me lo guardo per capire come funzionano certi muscoli. Questo è qualcosa che è nuovo. Le scansioni 3D a questa qualità io sinceramente le vedo solo da pochi anni in giro e sono un ottimo strumento di studio per un artista. In alcuni casi riesco a fare anche il colore in Blender, se non ho un altro colorista. In questo caso potrei creare un'intera scena in Blender come qui, che è fatta come un misto di una fotografia che ho semplicemente usato come import images as planes e poi l'ho estrusa in maniera da ottenere, diciamo, il fondo della chiesa. Le colonne le ho fatte e gli ho semplicemente appoggiato una texture proiettando una texture di una colonna, quindi ho creato la colonna, diciamo, modellandola a mano e poi gli ho proiettato la texture sulle UV. E invece per quanto riguarda le sedie, i banchi sono fatti semplicemente, infatti si nota anche che la texture del legno non è messa nella direzione corretta sullo schienale, ho semplicemente messo una texture e poi chiaramente si può notare che qui c'è qualcosa che non va con l'orientamento del legno e delle texture, però spesso quando si legge un fumetto magari si gira pagina e queste cose un po' sfuggono, ecco. Quindi capite che le tecniche di modellazione che mi interessano sono sporche, sono veloci, la maggior parte delle volte non devo animare un bel niente, non ho bisogno delle UV, quando devo fare delle UV sono UV che sono semplicemente per proiettarci qualcosa, e quindi
le necessità di essere low poly sono rare, se proprio crea un'intera città o qualcosa del genere può essere un problema, ma altrimenti non ho neanche quello, e quindi diciamo che qualsiasi tecnica è buona, qualsiasi topologia è buona, e da questo punto di vista utilizzo vari metodi per modellare che dipendono da quello che devo fare. Sia questa scena che vedete qui che quella precedente sono per esempio modellate in realtà virtuale, perché permette di essere molto rapidi nel posizionare, nel duplicare, e in questo caso non è Blender, però poi i render sono tutti fatti in Blender, perché ovviamente devo tirarmi via il visore e a un certo punto arrivare sul computer, e lì utilizzo Blender in quel caso. E comunque la cosa bella di Blender è che quello che è Grease Pencil è diventato anche uno strumento di modellazione, e quindi esistono moltissimi add-on che usano questa capacità di Grease Pencil di trasformarsi in strutture solide. In particolare io utilizzavo molto Boxcutter, mentre invece ultimamente Gianno Giurabai, che è un artista con il quale ho anche studiato per un bel pezzo, ha sviluppato degli add-on nuovi, Quick Curve, Quick Shape, che permettono proprio di disegnare con la penna delle forme e ottenere subito la versione o piatta, quindi come se disegnassi una sagoma, oppure la curva. E quindi queste cose sono quelle che uso quando, invece di cercare di, quando la necessità non è replicare la realtà, ma è, come in questo caso, inventarsi qualcosa di nuovo e di particolare. Allora, poter modellare disegnando è qualcosa che io ho trovato solo dentro Blender e dentro a software VR come Gravity Sketch o Adobe Medium. Ogni tanto, ecco, 3D Code lo usavo molto. Adesso che Blender ha dentro i Geometry Nodes che permettono di fare un voxel di forme contemporanee, insomma, diciamo che 3D Code lo apro sempre di meno, nonostante appunto la modellazione a voxel offra delle capacità e delle possibilità che la modellazione poligonale non ha, però ecco, per dire che secondo me quello diventa sempre, cioè preferisco la VR ormai a 3D Code se devo proprio lavorare con i voxel. Comunque poi si passa sempre per Blender. E questo è dove vorrei arrivare. Siccome cioè io adesso vi ho mostrato quello che faccio per far fumetti, però faccio anche altre cose come concept art per videogiochi e cose del genere, e in quei casi il 3D rimane molto di più fino alla fine. Perché quando uno si fa della concept art, fa un'immagine, un paio di immagini, non è come nel fumetto che ne devo fare una decina, e quindi si può curare di più. Quello che voglio fare è, adesso che ho una certa mano con queste tecniche, provare a portare in pagina un risultato molto più vicino a quel che esce da Blender. Quindi appunto, per esempio, per questa particolare pagina, in cui bene o male c'erano molte vignette nello stesso posto, in questo caso io ho creato 3 scene di Blender, qua ne vedete solo 2, però c'era una terza con il palazzo, diciamo. E come vedete, magari in certi momenti la scena non è fatta, cioè queste sono 2 scene che poi ho appiccicato in 2D, e comunque, come vedete, questi personaggi sono proprio sì, sono come anche questi, li ho voxelizzati in posa, diciamo, perché poi, come vedete, il risultato magari è una silhouette, quindi non mi interessa che texture ha, oppure appunto se guardate qui il pelo alla fine a mano si sta molto meno a farlo, però se guardate invece la parte colorata, quella è esattamente come è uscita da Blender, in questo caso è Cycles. Diciamo che se posso arrivare a qualcosa del genere è anche per le innovazioni delle ultime versioni di Blender, dove Cycles finalmente è veloce. Prima utilizzavo Octane, adesso non apro più Octane da un pezzo, perché appunto le ultime versioni di Cycles con il denoising su una 3090 che ho sono pressoché istantanee, insomma, visto che in questo caso non si tratta di animazioni. E come vedete, anzi, se c'è quel po' di sporcizia del denoiser che mastica un pochettino, mi fa anche più piacere, sulla pagina è anche un po' più carino vedere quell'effetto un po' pittorico lasciato dal denoiser. Quindi niente, questo è
come si infila Blender in tutto quello che faccio come fumetto. Poi in realtà ci faccio anche altre cose, ma questo è dove lo metto nei fumetti. Grazie.